A circa un mese dal giorno della sentenza, il Tribunale di Prato ha disposto la revoca degli arresti domiciliari nei confronti della donna di 32 anni accusata di aver avuto una relazione sessuale con un ragazzo a cui dava ripetizioni in inglese e che all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto 14 anni e dal quale ha avuto anche un figlio. La donna si trovava ai domiciliari dal 27 di marzo del 2019, quando esplose il caso dopo che la madre del giovane aveva colto nel figlio uno stato anomalo di agitazione. Il Tribunale ha accolto un'istanza presentata all'ultima udienza dagli avvocati difensori della donna, Mattia Alfano e Massimo Nistri, disponendo il divieto di avvicinamento al domicilio e ai luoghi frequentati dal ragazzo, costituito come parte civile. In una delle passate udienze era stata depositata la perizia del neuropsichiatra bolognese Renato Ariatti, che ha valutato la donna pienamente capace di intendere e volere nel corso della relazione, che è durata molti mesi. Nel processo, la cui sentenza è prevista a fine marzo, è imputato anche il marito della donna, accusato di alterazione di stato per aver mentito, attribuendosi la paternità del bambino, nato invece dalla relazione della moglie con il minore, che adesso ha 15 anni.